Ciao a tutti! Oggi video con prodotti low cost e in particolare voglio usare questa palette di Astra, la Jewels Temptation. Io ho questa e quella calda e era da qualche giorno che avevo in mente di usarla. Pensavo all'inizio di fare un trucco con il viola e l'argento, ma ci sono questi due verdi salvia che sono molto molto interessanti e quindi voglio fare un trucco con questi due colori. Secondo me il verde sarà uno dei colori di quest'anno, comunque della bella stagione, e mi piace un sacco, sapete che è il mio colore preferito, e quindi eccomi qua ad usare questa palette che non vi avevo nemmeno mostrato più di tanto. E poi cercherò di usare tutti i prodotti low cost, sicuramente tante cose Astra, sapete che a me come brand piace e quindi cominciamo. La base per gli occhi è la solita di Essence che applico con abbondanza e sfumo poi con un pennello a testa piatta. Sono piena di schifezze in faccia, non fateci caso. Ok, come vi ho già detto, la palette è questa qui. Dopo aver applicato la base di Essence, ne applico una ulteriore, ovvero questa matita di Fontana Contarini, la numero 10, che è un bel verde salvia scuro. Ne applico un po' sulla mano, in questo modo, un bel po'. Carico bene il colore. Vado poi ad applicare un goccio di Duraline di Inglot che mi servirà a sciogliere un po' il colore e ad applicarlo meglio sulla palpebra. Scelgo quindi un pennello a testa piatta, prelevo e vado a stendere il tutto sugli occhi. Questo è il risultato. Dalla palette scelgo ora il verde salvia più chiaro e lo vado a prelevare con un pennello da ombretto. Sfarinano un po' questi colori, se notate. Applico quindi la polvere su tutta la palpebra sopra la matita che ho appena steso. Questo è un color salvia con, secondo me, una buona percentuale di bianco all'interno, è molto pastelloso, quindi senza base sotto risultava su di me o comunque per i miei gusti troppo chiaro. La matita sotto lo risalta molto. Sfumo il tutto con un pennello da sfumatura. E per dare un po' di tridimensionalità, vado a prelevare con il pennello da sfumatura che ho appena usato un po' di bronzer. Questo qui è il Marble Fusion di Astra numero 04. Ne basta pochino e lo vado a sfumare sulla piega. Non è finita qui perché sempre con il pennello che ho appena usato vado a scegliere il verde oliva, quello un po' più scuro, e lo vado a sfumare nella parte più esterna di occhio. Ok, è il momento del viso e come primer uso questo di NYX al T3. E il fondotinta che scelgo sono due e sono sempre di Astra, quelli in stick, il numero 31 più chiaro su tutto il viso e il numero 35 per definire già un po' il contouring. Io parto sempre dal più chiaro, lo sfumo sul viso e poi vado ad applicare quello più scuro.
passo poi al 35 che vado ad applicare nelle zone dove poi andrò ad applicare anche la terra. Ok, prima di fissare tutto, correttore, sempre il solito, sempre di Astra, tonalità 02. Come vi ripeto ogni volta, è il mio preferito del periodo. Ci mixo insieme anche un po' dello 01, che è decisamente più chiaro. E vado di Beauty Blender. Fisso tutto con la solita cipria che è quella di Essence e il pennellone di Primark. Ok, ritorniamo agli occhi e come eyeliner applico il Wonders White di Rimmel nella tonalità Fashion, che è quello grigio metallizzato. E questo è l'effetto, come vedete non è troppo strong e mi piace che l'eyeliner sia metallizzato e gli ombretti totalmente opachi. Per la palpebra inferiore riprendo la matita che ho usato come base e la applico nella rima interna e anche vicino alle ciglia. Dopo aver sfumato bene tutto, riscelgo la palette e vado a prelevare il verde più scuro con un pizzico di nero e porto tutto sopra la matita. Non è proprio low cost, ma per le sopracciglia voglio applicare l'Unbelievable Brow di L'Oreal. Questa volta non so come applicarlo. E io ho la tonalità 108 Dark Brunette, questa qui. Ne ho applicato un po' sulla mano e con il pennellino lo vado a sfumare. Ok, e questa è l'applicazione giusta. Il bronzer è ovviamente quello di Astra che ho applicato anche sulla piega dell'occhio, Marble Fusion numero 04 Amber Dust. È bellissimo. E per applicarlo uso questo pennello di Essence dell'edizione limitata invernale che era negli stand in questo periodo. Come blush invece scelgo Sea of Love, questo qui di Defa Cosmetics, molto bello questo colore. Uso lo stesso pennello e lo applico sulle guance. Per l'illuminante scelgo questa palette di Essence che si chiama Go for the Glow. Questa qui è la numero 02, è bellissima, tutta olografica. E all'interno gli illuminanti sono questi. Io vado a scegliere quello centrale e un po' del rosa. Vado ad applicarli un po' anche nell'angolo interno. Mi stavo per dimenticare il mascara, che è quello di Astra, l'Insta Volume, questo qui. Per le labbra sono molto indecisa, ma penso proprio che andrò ad applicare il rossetto liquido di Corazona nella tonalità With You. Questo è della collezione Soulmate e lo trovate su Macchillalia.
e ha questa tonalità rosata qui che risalta molto il verde. A me piace tantissimo verde e rosa insieme. L'ho provato bene e resiste un sacco. Questo è il risultato con il rosa. Ma voglio fare un'altra prova, intanto tolgo questo. E l'alternativa è Ritual di Nabla. Volevo provare anche con il marrone di Fenty, ma sto usando tanto, o comunque proviamo con Ritual, che è questo qui. Mi piace di più, è un po' più particolare. Anche se questa palette ha tantissimi shimmer o metallici, come volete chiamarli, e forse sono i colori che risaltano di più, si può creare anche un look meraviglioso con questi due verdi qui che sono matte, e il risultato è molto bello, molto intenso, e mi piace tantissimo abbinato a questo rossetto. Ho fatto bene a cambiarlo. Fatemi sapere quale delle due combo preferite, se siete più sul rosa o più sul marroncino. È forse un po' diverso, però l'abbinamento è molto bello. Ecco, vi farò sicuramente anche il look che avevo pensato con il viola. Fatemi sapere se preferite viola e oro rame oppure viola e argento. Ce ne sono tre alla fine, perché c'è questo che è più scuro, questo che è un argento puro e questo qui che è un argento champagne. E basta, sono contenta anche delle sopracciglia perché finalmente ho applicato il prodotto al meglio. E basta, io vi saluto, spero di esservi stata utile. Come sempre aspetto il vostro like e il vostro commento e vi aspetto su tutti i social tramite i link che trovate qui sotto nell'info box o con questo nome qui. Vi lascio anche i link di tutti i prodotti che ho utilizzato, così se vi interessano sapete dove andarli a trovare. Io vi saluto di nuovo e alla prossima. Ciao!